Domenica 10 aprile, a partire dalle ore 10, nella splendida cornice di Ambiente Parco si svolgerà la prima giornata provinciale dell'affido e dell'accoglienza. L'iniziativa si inserisce nel progetto Promuovere e sostenere le reti per l'affido familiare sul territorio della provincia di Brescia ed è stata presentata ai nostri microfoni dalla portavoce del forum Terzo Settore di Brescia, Margherita Rocco. È un progetto triennale grazie al contributo della Fondazione della della Cariplo. Contributo alla Fondazione Cariplo che ha sostenuto questo progetto e probabilmente per la prima volta in provincia di Brescia. Ci sono stati piccoli progetti in passato, uno in Valle Camonica, un altro su un'altra valle, ma piccoli, ma così consistente e anche che coinvolge tutta la provincia non era mai stato finanziato. Quindi questo è importante perché per noi è stato importante riprendere portare alla luce e alla ribalta un po' il tema dell'affido e dell'accoglienza in generale. Ecco, quindi i temi che vengono affrontati in questo progetto sono proprio quelli di trovare delle risposte ai tanti bisogni di affido, ma anche di affidi leggeri, di forme molto diverse anche di affido, oggi sempre più richieste. Vediamo alcuni dati, 250 sono i minori in affido familiare e sono dati abbastanza costanti, questi sono del 2015, oltre 100, altri 150 sono in affido da parenti e 250 in comunità e 2400 sono seguiti dalla tutela minori all'interno delle famiglie del nucleo familiare originario. In questo campo la nostra provincia vede realtà ed esperienze locali molto diverse, per cui è stato importante per noi lavorare sulle reti e sullo scambio tra operatori, professionisti e volontari che ogni giorno sono impegnati in questo campo delicato. I partner di questo progetto sono 13, che quindi collaborano e che quindi costruiscono questa rete per far sì che l'accoglienza, la solidarietà e il lavoro insieme dia quei frutti che siano abbastanza, che vadano quindi incontro alle famiglie che si trovano in queste difficoltà, ma anche il creare, dare l'opportunità a tutti i territori di avere questi strumenti, queste possibilità di aiuto, perché ci trovavamo con territori molto diversificati, in alcuni territori servizi per l'affido molto avanzati e molto in altri molto meno, per cui ecco, l'intervento è stato proprio anche questo di trovare delle modalità di lavorare insieme e di utilizzare degli strumenti che siano uniformi e che vadano a vantaggio di tutti.